Parliamo di cibo da strada. Qual è stata l'evoluzione negli anni? Nelle immagini noi stiamo vedendo un cibo da strada per eccellenza savonese, la famosa pannizza. Lo street food è antichissimo, tant'è che possiamo quasi farlo risalire all'antica Roma, cioè l'abitudine della gente di mangiare in strada è un'abitudine che risale ai tempi lontanissimi. Poi negli anni si è un po' persa e negli ultimi 20-30 anni diciamo che è diventato un mercato di nicchia che ha visto attori crescere in questo settore con le diverse proposte alimentari che vanno diciamo dalle tipicità locali a piatti anche diciamo internazionali. In questi ultimi anni il mercato dello street food vive un cambiamento un po' legato a quello che è il cambiamento diciamo dell'esigenza culinaria di tutti noi. Siamo tutti alla ricerca di prodotti sempre più di qualità, prodotti che possono esprimere le tipicità locali e nello stesso tempo dare garanzia, ripeto, della qualità della materia prima. Poi coniughiamo il cibo di qualità con dei veicoli attrezzati che hanno anche diciamo così caratteristiche diciamo così estetiche che possano come dire dare un senso piacevole anche al prodotto e alla lavorazione e di conseguenza coniugando questi due elementi di bellezza, quindi prodotto del territorio e estetica del mezzo, pensiamo di poter contribuire a dare un messaggio di qualità all'utente che passeggia. Che ha l'obiettivo di riuscire a portare il cibo di qualità su strada, quindi sposare un po' il concetto del cibo di qualità con una selezione attenta dei prodotti e delle materie prime, con una cottura vista, quindi dando spazio anche alla fantasia del cuoco nel lavorare con queste tecniche di show cooking su strada per dare anche un senso di trasparenza al prodotto e alla lavorazione delle materie prime. Quali sono i prodotti che voi proponete? Noi proponiamo in generale prodotti del territorio. Ci piaceva l'idea di portare qua in Liguria un piatto tipico delle nostre zone che è il gnocco di patate unita a un sugo di Castelmagno DOP, quindi sono due prodotti tipici, piacciono, hanno un buon riscontro soprattutto per i liguri che apprezzano questo piatto diciamo del vicino Piemonte. Bravo, bravo.